primi passi per il nuovo centrodestra? Quello che dite voi fa parte della rappresentazione pittoresca. Io ho sempre detto che le riforme elettorali e il risultato di Grillo impongono in Italia di creare un grande partito popolare europeo, come Renzi e Vendola stanno creando un grande partito socialista, punto e basta. Tutto il resto è il figlio al prodigo, il vitello, il grasso, il magro, questo non mi interessa. Ma Renzi non paga, Renzi in politica non paga. Guardi, il problema è che non si può rimanere imprigionati nel passato. Berlusconi è stato l'interlocutore privilegiato del segretario del PD neoeletto e legittimato dalle primarie per fare le riforme costituzionali. Scusi, non la coalizione di governo. Scusi, sì, infatti noi sosteniamo il governo e Berlusconi non lo sostiene. Se Berlusconi parla con Renzi, le dispiace, potrei parlare anch'io forse, o ci sono due pesi e due misure diverse. Peraltro, nel caso specifico non ci siamo nemmeno parlati. Senta, ma lo diceva lei che Berlusconi vede gli alleati come schiavi, lei torna a fare lo schiavo di Berlusconi. Non l'ho mai fatto. Dopo il predellino, quando Berlusconi disse chi sta su questo predellino bene, chi non ci sta, per me è stato un dolore avere chiuso il rapporto con un mondo che sentivo profondamente mio, ma io sono convinto di quella scelta. Oggi non sono pentito, posso essere sconfitto. Sì, amici, la sconfitta è una categoria della politica, non la biura o il fatto di dire io ho sbagliato, perché onestamente in convinzione io sono convinto delle mie idee. Io ho rischiato, ho combattuto, ho perso, da un certo punto di vista ho anche vinto, perché sono riuscito a mantenere una comunità politica di persone che ha fatto in Parlamento delle sue battaglie. No, sono ragazzi, no, basta. Adesso se basta. Il panorama è così nuovo come l'ha descritto lei che sente? Grazie. Il discorso, solo una domanda, grazie, Presidente. No, lei dice in politica si è perso, si è vinto, però nei paesi occidentali chi perde va a casa, non cambia casacca. Grazie. Se ci dice solo se si salverà anche questa volta. Grazie, alla fine. Grazie. E lui che parla lui. Ciao, grazie.